sono scarpe che nascono adatte per tutti i podisti amatori, anche per dei minion con un solo occhio, ed altre che sono davvero fantastiche, che però vanno bene soltanto per una categoria di podisti amatori, come per esempio queste Skechers Speed Freak, che sono la versione per le lunghe distanze della scarpa che abbiamo già recensito qui sul canale, chiamata Speed Elite. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Sono scarpe di drop 4, 34 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, sono di 205 grammi, no, non sono di 238 come indicato sui vari siti americani. Le ho comprate come regalo di Natale personale su Running Warehouse, non quello europeo ma quello americano. Sono scarpe che ho usato alla mezza maratona di Novara di gennaio, correndo in 1:13. Le ho amate davvero profondamente per la tomaia molto leggera, per lo spazio nell'avampiede più importante rispetto invece alla versione delle Speed Elite, per l'intersuola Hyper Burst, che secondo me è davvero eccezionale. Dal mio punto di vista la struttura barchetta è fantastica e forse ancora superiore rispetto ad altri modelli. Per chi corre di avampiede riuscirete davvero ad ottenere il massimo dalla scarpa stessa, per chi corre di tallone vale la stessa cosa perché la rullata è molto fluida, anche grazie alla piastra in fibra di carbonio che è presente in forma di forchetta soltanto nella parte anteriore. Questa scarpa vi consentirà di andare in avanti meno velocemente però rispetto alle Speed Elite. Secondo me però ha un grosso problema di stabilità perché manca completamente di tallone. Dai miei dati di RunScribe ho l'angolo di pronazione più importante, stiamo parlando in realtà di 25 gradi rispetto alle altre scarpe. Speriamo che a un certo punto possa arrivare in Italia. Comunque ho chiesto qualche giorno fa ad Andrea Sofientini, mio amico e prodepodista, di raccontarci questa scarpa in dettaglio. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Voi nel frattempo stay strong, iscrivetevi al canale per non perdere ulteriori recensioni che oramai stiamo pubblicando quasi quotidianamente. Io come al solito non sono sicuro, ma forse vado a bermi un coffee. Ci vediamo alla prossima, ciao! Andrea, siamo finalmente, dopo un'infinità di mesi, giunti alla recensione completa di queste scarpe di Skechers, le Speed Freak. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti. Stavo pensando a Johnny Freak, non so se qualcuno se lo ricorda, sa chi è, però era scritto diverso il Johnny Freak. Sono curioso di sapere se qualcuno senza l'ausilio di internet lo conosce. Te non lo conosci, mi sa. No, Johnny Freak non lo conosco, ma secondo te, Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Ne abbiamo parlato prima in fuori onda, un'ottima mescola fino a un anno fa, cioè nel senso rimane ottima, ma adesso prima era una delle top, adesso è un po' sorpassata, sicuramente morbidissima e reattivissima. Mi rimane il dubbio davvero su questa lama in carbonio che avrei fatto più lunga e non doppia, intersecata, una roba strana, non so se riesce a trovare qualche foto in giro, non lo so, non le ho trovate così, la spinta dal carbonio non l'ho sentita. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Sono scarpe adatte ad atleti americani perché in Italia, ahimè, non si riescono a trovare, quindi è davvero un peccato. Sono scarpe secondo me per atleti leggeri che vogliono correre una maratona forte, secondo me anche una mezza maratona forte. Per quali distanze le utilizzeresti e a che ritmi? Ritmi, guarda, ti dico, volendo le puoi usare anche a 4:30, però danno il meglio di loro secondo me sotto i 4, meglio ancora sui 3:45, più che altro perché senti la mescola che ti fa correre forte. Le distanze, te l'ho detto, per preparare una maratona, una mezza maratona, secondo me sono top. È ovvio che si possono utilizzare anche sulle 5-10 km, ma avevamo le Elite che forse erano meglio per quelle gare lì. A livello di peso del podista amatore, fino a che peso le consiglieresti? In questo caso sono sicuramente molto più protettive delle Elite perché hanno una quantità superiore di mescola, però fino a che peso? Fino a che peso non lo so. Diciamo che sto pensando, uno che pesa 80 kg rischia di schiacciarla abbastanza, andrei con delle scarpe un pochino più durette, una Adios Pro 2 mi viene in mente. Secondo me sotto i 70, queste qua sono, rientrano nei sotto 75 kg, meglio ancora sotto i 70. Invece parlando di tomaia, come l'hai vista? È una tomaia sicuramente particolare, l'esperienza
da un lato è molto positiva, ma dall'altro non così tanto, cosa ne pensi? Beh, mi ricordo che fine gli avevo fatto fare all'Elite. questa mi sa che ha un pochino più di rinforzo, sicuramente è una tomaia racing molto molto stretta, quindi bisogna prendere assolutamente dello stesso numero, se non un numero più grande. A me piace, ripeto, forse avrei messo ancora un pochino di più di materiale dove ci sono gli anelli, perché rischi di strapparle poi nella foga dell'inizio gara. Invece a livello di tallone, come l'hai visto? Sicuramente qua non c'è nessuna protezione, cosa ne pensi? Così diventa una Crocs, così diventa una scarpa atletica. No, guarda, il tallone è praticamente inesistente, la conchiglia, c'è un pochino di cuscinetto qua per non far venire le vesciche e un pochino di ammortizzazione in più. Invece a livello di intersuola Hyperburst, come l'hai sentita e che sensazioni ti hanno dato quando l'hai utilizzata a Garbagnate? Te lo farei dire tutti i giorni, io lo dico molto più italianizzato. Niente, ti ripeto, secondo me è una mescola super top, premium. Adesso almeno, prima era forse a livello dello Zoom X, o un gradino sotto, adesso ne abbiamo un pochino di più che gli sono passate davanti. Sicuramente quella di Puma, e il nitro di Puma e anche il Power Run Plus non mi sta dispiacendo per niente. Invece Andrea, a livello di piastra in fibra di carbonio un po' particolare, lo dicevi all'inizio, hai detto che non ti dà una spinta chiaramente evidente come altre scarpe, ma cosa ne pensi? Guarda, ho studiato informatica, non ingegneria, però mi sembra che non essendo così continua e non essendo soprattutto lunga, perché vabbè, quelle della Dispro 2 sono delle bacchettine ma più lunghe, non gli danno la capacità di dare una spinta in più. Credo che siano mezzi di stabilità, ma anche lì secondo me un pochino peccano. Quindi davvero, secondo me, potevano fare qualcosa di meglio. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto, è questo battistrada Goodyear, quindi sicuramente super durevole e resistente, ma cosa ne pensi? Che ce n'è poco di battistrada Goodyear, quindi boh, l'abbiamo usata relativamente poco, non so quanto possa durare. Sicuramente i suoi 300-350 km se li fa, quindi per me ok. Invece a livello di durata della scarpa stessa, come hai detto, dopo i 300-350 km le utilizzeresti anche per i lenti e per quale distanza, fino a che distanza le porteresti? Guarda, magari per i lenti no, le utilizzerei per gli allenamenti un pochino meno intensi, tipo dei fartlek o cose così, non impegnativissime. Boh, 500 km, forse anche 600, da capire un po' come regge poi questo Hyperburst alle lunghe distanze. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Beh, i pregi sicuramente sono una bella tomaia racing e la mescola, che sono top. Un po' meno top sono questa fibra di carbonio che non dà quello che ci si aspettava. Se ti ricordi, poi all'inizio, quando erano uscite le prime Vapor, si parlava delle Skechers che avrebbero buttato fuori delle bombe. Fondamentalmente non sono state al livello che ci aspettavamo. E l'altra cosa è, ok, la tomaia racing, ma sugli anellini della lacciatura si poteva fare qualcosa di più. Va bene, grazie Andrea. Nei prossimi giorni magari faremo ulteriori recensioni Skechers. So che hai una scarpa per i lenti, non l'abbiamo ancora recensita, e poi forse in collaborazione con Sporttime Mantova potremo fare qualcos'altro. Grazie Andrea, stay strong, keep running, andiamo a berci un coffee e se potete, ragazzi, offritecelo, perché vorremmo portare sul canale ulteriori recensioni. Sì, credo che alla fine siano sempre ben accetti i coffee, e poi mi hai detto che la prossima scarpa me la prendevi con i coffee, quindi direi di sì che ci vuole. Assolutamente, ne hai assolutamente bisogno, più coffee, più pro depodista, e grazie ancora, ci vediamo alla prossima. E più scarpe anche. Ciao, alla prossima.